Oggi una cerimonia qui nel Museo Navale della Spezia per rievocare il salvataggio dei superstiti del dirigibile Italia accaduto 95 anni fa. Sì, infatti 25 maggio 1928, 25 maggio 2023, a 95 anni dall'evento del naufragio del dirigibile Italia, faremo un collegamento in videoconferenza con il Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano e riuniremo virtualmente due oggetti che furono fondamentali per la sopravvivenza e il salvataggio dei naufraghi. In particolar modo la radio campale, la radiotrasmittente Ondina 33, conservata qui nel nostro museo e che consentì al radiotelegrafista di Marina Giuseppe Biagi di poter lanciare l'SOS. E a Milano la tenda rossa che costituì il rifugio per i naufraghi, i quali riuscirono a sopravvivere sul PAC per 48 giorni. Un naufragio che fece molto scalpore. Ci fu una corsa di solidarietà da parte di tutte le nazioni del mondo. Assolutamente. Diciamo, l'impresa, la missione del dirigibile Italia ebbe un impatto mediatico a livello mondiale e naturalmente quando avvenne il naufragio tutta l'opinione pubblica e tutti coloro che potevano fare qualcosa in termini di ricerca, salvataggio e soccorso si riunirono per poter innanzitutto trovare eventuali superstiti e poi per portarli in salvo. Un'epopea, quella delle spedizioni polari, che chiude in realtà il periodo delle ricerche geografiche. Fra la fine dell'Ottocento e i primi 20-30 anni del Novecento ci fu una corsa a cercare di esplorare tutte quelle terre, quelle zone del mondo che ancora non avevano visto uomo. Il 25 aprile del 1900, con la nave Stella Polare, il Duca degli Abruzzi e il comandante Cagni raggiunsero il punto più a nord mai raggiunto fino a quel momento. E successivamente ci furono altre spedizioni che culminarono con quella del 1928 del dirigibile Italia.